E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo il mio primo unboxing. Andiamo avanti, mi sono fornito di un comodo coltello per poter aprire un pacco di Amazon. All'interno ne troveremo due, quindi andiamo insieme a scoprire cosa c'è. I pacchi di Amazon sono sempre chiusi in maniera super efficace e difficili da aprire, ma grazie al nostro amico coltello, spero senza farmi male di riuscire ad aprirlo con facilità. Ecco qui, al suo interno dovrebbero esserci due cose. Sì, come possiamo vedere, il primo pacco, a parte della carta, abbiamo un comodissimo pacco di Oki e al suo fianco un altro pacco di Oki. Mettiamo la scatola da parte. Questi due sono i prodotti entrambi di Oki. Una casa produttrice, devo dire, molto interessante. Scopriamo insieme cosa c'è qui all'interno. Diciamo che questo unboxing è il mio primo unboxing, quindi un po' questa carta che fa sempre un sacco di rumore. Qui, come possiamo vedere dalla scatola, è una lampada smart LED. Quindi andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Abbiamo all'interno un primo scatolino, suppongo sia l'alimentatore. Sì, come possiamo ben vedere, è un alimentatore molto piccolo e molto comodo per quanto riguarda i miei punti di vista. Mettiamolo da parte. Al suo interno un manuale d'uso. Altra carta, wow! Questa carta con inciso tutto un microchip al suo interno. È una chiave. Sì, è una chiave adesiva, molto interessante. Eccola qui, questa lampada. Molti youtuber utilizzano questa lampada, allora ho deciso di attrezzarmi anch'io con essa. Molto bella esteticamente. Poi ne riparleremo in un altro video. Mettiamola qui da parte con tutti i suoi manuali, eccetera. E andiamo ad aprire il secondo pacco. Il secondo pacco, sempre di Oki, come vi dicevo prima, sperando di riuscire ad aprirlo senza farmi male. Questo, so di cosa si tratta, è un Bluetooth per auto, si collega tramite AUX. La clip calamitata per poterlo agganciare all'auto, sempre la solita chiave, devo dire molto bella esteticamente. Un manuale d'uso, qui all'interno. Ottima, un caricatore da auto a tre porte, due dotate di tecnologia QI e una semplice. Andiamo ad aprire l'ultimo pacco. Qui sotto vi lascio il link per l'acquisto nel caso in cui sareste interessati. Ed eccolo qui, un comodissimo manettino con la possibilità di rispondere al telefono, anche qui abbiamo una strippa adesiva, si collega tramite USB al caricatore e tramite AUX al vostro stereo dell'auto. Abbiamo anche una comoda strippa per poter avvolgere i cavi ed è tutto qui. Ragazzi, vi ringrazio per aver visualizzato questo video, noi ci rivedremo nel prossimo video, ossia sabato, con la recensione di questo prodotto. Vi ringrazio e noi ci rivedremo nel prossimo video.